secondo me è veramente la dimostrazione che quando ci presentiamo al meglio e proponiamo il meglio della nostra cultura, l'Italia è veramente imbattibile. Credo che veramente sia stata una scommessa vinta questa, di metterci tutti insieme, il Consolato, l'Istituto di Cultura, l'Istituto per il Commercio Estero e l'ENIT, e soprattutto veramente la ciliegina sulla torta è stata l'abilità della Scuola d'Italia di inserirsi in questo sistema anche con delle cose dedicate ai bambini e ai ragazzi. Siamo molto contenti quest'anno di celebrare il 2 giugno in una maniera un po' diversa rispetto agli altri anni e abbiamo accolto veramente molto con favore la proposta del Console Generale di avere la Scuola d'Italia come una delle istituzioni fulcro della giornata, in cui ci sono stati appunto degli eventi che hanno raccolto la comunità italiana a New York. Iniziamo questa giornata dedicata alla Repubblica Italiana e alle eccellenze della nostra cultura con un magnifico concerto di Tilly Cernitore. Se andiamo a vedere dov'è l'Italia a New York e soprattutto nelle istituzioni italiane, a partire dal Consolato Generale, l'Istituto Italiano di Cultura, l'ICE, l'ENI e così via. Quindi, essendo la festa repubblica, giustamente il Console Generale Natalia Quintavalla ha pensato che fosse più interessante organizzarlo qui che in uno spazio anonimo che non ha nessun collegamento all'identità italiana. La mostra che abbiamo qui all'Istituto è una mostra che rappresenta un po' la nostra ricerca in questo campo in 50 anni. Quindi ci sono oggetti di 50 anni fa e oggetti più recenti e poi ci sono le proiezioni di lavori invece in altri campi come la grafica, gli interni, i mobili, il costume, eccetera, eccetera, dove non c'era posto fisico per mostrare queste cose. All'Istituto Italiano di Cultura abbiamo appena esposto, così descritto, questa mostra iconica di Massimo Vignelli, che ha esposto alcuni oggetti senza tempo del suo design. Poi dopo, qui dietro, abbiamo una scultura di Bonalumi che abbiamo trovato nei magazzini dell'Istituto, che abbiamo restaurato e che è considerata una delle sculture importanti di Bonalumi. E successivamente abbiamo un concerto di musica jazz tenute da jazziste donne e quindi tutto al femminile. Che sia sempre vivo il sogno di andare a visitare il nostro paese, mi auguro che l'Italia sia sempre più accogliente, perché in questo modo riusciremo ad essere competitivi in questo mercato. Fortunatamente gli americani ci amano molto, noi cerchiamo di mantenere vivo questo sogno del viaggio in Italia e, unitamente alla collaborazione con tutte le istituzioni, sono convinto che ci riusciremo. You know, the history and culture of Italy, no one comes close to it. And I want to see that country be a vital country. I try to support Italy in every way.
Of course, I'm a United States citizen, but I love Italy as well. My wish for Italy is that it continue down the road of prosperity and that the current government can pull people together within the Eurozone and really create a prosperous and safe future for the future of the country. They deserve it. È molto importante per me, perché l'Italia è sempre nel mio cuore. Ogni cosa che io posso fare per l'Italia, lo farò sempre. Perché amo l'Italia, vivo per l'Italia, ho combattuto per l'Italia e morirò per l'Italia. Le muse inquietanti, l'opera più celebre di De Chirico, il nostro console generale a New York, Natalia Quintavalle, ha voluto che fosse esposto al pubblico e quindi ha avuto, secondo me, un'intuizione molto valida, quella di aprire le porte delle istituzioni e quindi anche dell'ICE agli italiani e agli americani, agli italoamericani, nel giorno della festa della Repubblica. È stata donata al governo italiano e all'ICE proprio come riconoscimento del grosso lavoro di promozione fatto dall'ICE e dalle istituzioni italiane a supporto del vino di qualità negli Stati Uniti. Adesso, nel 2012, è praticamente impossibile fare dei vini cattivi, perché abbiamo la cultura, abbiamo il territorio, la preparazione delle persone. Siamo stati benedetti dalla natura o da Dio perché abbiamo una posizione geografica meravigliosa, dobbiamo considerarlo come un patrimonio a cui tornare e che ci renda famosi nel mondo. Questo l'abbiamo in America, a New York, questo vogliono, diamogli questo. Oggi abbiamo fatto semplicemente alcuni piatti che erano tipici italiani, ma inoltre piatti che ricordano il 2 giugno, che erano i colori tricolori. Per cui abbiamo fatto un farrotto al pomodoro con della ricotta e del basilico e una zuppetta di fragole e pomodori con della mozzarella e con delle foglie di prezzemolo, praticamente il tricolore. Multiplicity of events is different, giving a broader scope to what Italy is, what Italy was, and what Italy is continuing to be. I think it allows more people to both appreciate and at the same time acknowledge Italy and on this important historic occasion. È un giorno importante sia per appunto la storia italiana sia anche perché gli americani o gli italiani che stanno qui da diversi anni riconoscono, come possiamo dire, questo rapporto fra l'Italia e gli Stati Uniti, perché festeggiando il 2 giugno negli Stati Uniti è una doppia festa sotto certi aspetti. Per noi, specialmente che viviamo tra i due mondi, celebrare una delle nostre due anime, continuando ad alimentare questo amore, questo studio della cultura, della lingua, della letteratura, tutto quello che noi facciamo usualmente, questo è soltanto un po' mettere in evidenza quello che veramente professionalmente noi facciamo quasi ogni giorno. La festa nazionale italiana deve essere questa, deve essere uno strumento di conoscenza non soltanto di quello che si può mangiare da Cipriani, ma deve essere prima di tutto la festa veramente delle nostre eccellenze. Io sono convinta che sia una formula meravigliosa che potrà crescere e variare di anno in anno, ma essere sempre la presentazione del sistema Italia nel giorno dell'orgoglio dell'Italia diventata Repubblica 66 anni fa, stavolta 67 l'anno prossimo e così via. Si vede l'Italia come veramente è, tutti hanno partecipato, è stata una cosa molto bella, non è stata come il solito Cipriani molto commerciale, qui è veramente una festa di casa. Natalia ha fatto un lavoro ottimo. And before leaving Park Avenue, give a look to the green, white and red colors of our beautiful building. Buona festa della Repubblica a tutti.